Buongiorno ragazzi, nuovo Vlogmas, oggi è il 2 dicembre. Tra l'altro stamattina ci siamo svegliati con una bellissima sorpresa. Dico bellissima soltanto perché oggi non mi muoverò da casa e quindi mi piace, ovvero nevica. Avevano messo in realtà dal meteo oggi neve, però si sa mai, insomma, no, non ci credevo granché. E invece nevica. A me la neve piace davvero tanto, però mi piace se sono in casa, davanti alla stufa, davanti al camino, al caldo. Se invece devo andare in giro in macchina, devo spostarmi, allora mi dà noia, proprio perché non mi fido molto a muovermi quando nevica. Tra l'altro ha nevicato tantissimo, adesso sta nevicando poco poco poco, vi faccio vedere, ma stamattina quando mi sono svegliata alle 8 c'era una veniva giù tantissima neve, infatti ha già attaccato, vi faccio vedere. Tra l'altro in tutto ciò stamattina ho fatto anche lo smalto, all'unghio meglio il gel rosso con l'anulare dorato con i glitter, quindi in questa oretta e mezza da quando sono sveglia, o anche più perché adesso sono le 11, mi sono già sveglia da 3 ore. In queste 3 ore appunto ho fatto una colazione veloce, però non ho bevuto il cappuccino, ho mangiato qualche biscotto, infatti adesso ho preparato la tazza e mi farò un cappuccino insieme a voi. E poi è arrivato il corriere che ci ha consegnato le televisioni, perché ne abbiamo prese due durante il Black Friday. Dopo ve le faccio vedere, però aspetterò stasera ste per andare ad aprirle, perché una è parecchio grande, quindi da sola non mi fido proprio. E adesso vi faccio vedere la meraviglia. Tutto innevato davanti a casa, stupendo. A parte il fatto che i fiocchi di neve su questa finestra mi piacciono tantissimo, ma poi sembra o non sembra una cartolina avendo davanti il parco tutto innevato con questa leggera nebbia. Mi ricorda tantissimo una cartolina di Natale con tutti poi questi fiocchi di neve, bellissimo. Comunque mi avvicino così vi faccio vedere meglio. Guardate un po' quanto ha nevicato. Adesso non so se si riesce a vedere, sta nevicando poco. Sì, forse qualcosina riuscite a intravedere, vedete? Mentre stamattina nevicava davvero tantissimo. Non so in realtà che ora abbia iniziato, penso già stanotte, comunque stamattina molto molto presto, perché guardate, sono solo le 11 del mattino ed è tutto completamente innevato. Andiamo di cappuccino, ho proprio voglia di berlo stamattina. Vediamo un attimo. Adesso andiamo di caffè. Comodissimo perché un attimo è pronto, non devo montare il latte. Poi secondo me questo è davvero molto buono, anche se in tanti mi avete consigliato il montalatte della Nespresso, però quando sono di fretta questa è sicuramente comodissima. E voilà, guardate che bella schiumetta. Vediamo se riesco con la mano sinistra a mettere lo zucchero senza far macello. Ok. Molto spesso alcune di voi mi chiedono di questa zuccheriera dove l'ho presa. Questa qua l'avevo presa 3 anni fa, ormai sono passati da Maison du Monde, bellissima, guardate, mi piace tanto. Tra l'altro, ieri, avendo registrato il primo Vlogmas proprio ieri, poi non ho caricato la batteria, mi sono dimenticata. Stamattina mi sono dimenticata di metterla in carica, quindi non dico che è scarica, però la batteria non è completamente carica, quindi sicuramente a metà giornata dovrò andare a caricarla. Vabbè, io mi dimentico sempre questa cosa. Tra l'altro ho soltanto una batteria, quindi devo per forza ricordarmi di caricarla la sera, altrimenti rischio di ritrovarmi come stamattina, non ho ancora iniziato il vlog e ho già la batteria mezza scarica. Comunque, come vi ho accennato prima, sono arrivate stamattina le televisioni. Cosa abbiamo preso? Dopo ve le faccio vedere. Abbiamo preso la televisione per
la strada pranzo, quindi per questa zona della casa, e direte perché che ce l'avete già? Perché lo zampino di mio papà qual è stato? Ve l'avevo accennato su Instagram. Avendo, o meglio, dovendo comprare la televisione per la taverna, perché sapete che stiamo rinnovando la taverna e quindi avevamo bisogno di me, avevamo, cioè in realtà non era così necessaria, però sì, magari facciamo delle cene con gli amici, anche se non si sa quando si potranno fare, o comunque magari durante l'estate, tenendo comunque la piscina giù. E poi giù si sta molto bene durante l'estate perché è bello fresco, la televisione è comoda e quindi abbiamo deciso di prenderla. Inizialmente la volevamo prendere proprio per la taverna, però mio papà ci ha consigliato di prendere la televisione nuova, metto tra virgolette, anche perché comunque questa che abbiamo adesso è nuova, non ha neanche. Avrà 2 anni, sì, 2 annetti. E di mettere qui, tra l'altro, forse sono troppo luminosa. Boh, perché con tutto questo bianco stamattina mi sento ancora più illuminata. E quindi mi ci ha consigliato di prendere la TV più grande da tenere qui e quella che andiamo a togliere da qui, portarla in taverna. Quindi alla fine così abbiamo fatto. Adesso abbiamo una 55 pollici, però abbiamo preso una 65, quindi sarà ancora più grande rispetto a quella che abbiamo adesso. Anche se devo dire che la 55 pollici è davvero comunque molto grande e comoda, però per assurdo sembra più grande la 55 pollici che abbiamo dove c'è il divano rispetto a qua. Sarà che forse qui appesa su una parete abbastanza grande, magari nel contesto questa sembra più piccola, anche se in realtà sono uguali. E quindi abbiamo preferito prendere una 65 pollici, anche perché dalla cucina si vede ancora meglio. E poi ho dovuto accontentare Ste per forza, perché lui mi accontenta sempre quando decido di fare qualche modifica in casa, non praticamente quasi mai nessuna obiezione da fare, quindi ho dovuto accontentarlo anch'io. Praticamente lui ha sempre voluto sempre la televisione in camera, fin da subito proprio, però io gli avevo detto no, o meglio inizialmente pensavamo di acquistarla, poi quando siamo stati qui ho detto ma no, non prendiamola, cosa ce ne facciamo della TV in casa, in camera, quando ne abbiamo comunque già una dove c'è il tavolo della sala pranzo e una sul soppalco e quindi non l'avevamo più presa. In realtà sapete benissimo che io non sono per niente soddisfatta della camera da letto che abbiamo, è tutta IKEA e praticamente non c'è niente, sono né il letto e una cassettiera, quindi non sono proprio soddisfatta e prima o poi voglio fare una bella camera da letto. E vorremmo prendere un armadio con la predisposizione per mettere una televisione proprio nell'armadio stesso. Ci sono un sacco di brand adesso che realizzano questi armadi molto moderni, super capienti, con un pannello per poter applicare la televisione. E partendo da questa idea, gli ho detto va bene, ok, prendiamo la TV. Quindi ha scelto una 43 pollici, se non ricordo male, o 43 o 45, ma penso più 43. E stasera mi ha già detto che la vuole mettere e posizionare così da poter guardare una serie TV o un film a letto. Io di solito quando guardo la televisione a letto, al 99% dei casi mi addormento, non riesco a stare sveglia come invece mi capita se guardo comunque un film dal divano, perché non sono così comoda, o meglio, sono comoda anche sul divano, però nel letto è tutta un'altra cosa. Ero un po' contro avere la TV in camera da letto, però bisogna accontentare anche questi uomini. Ed ecco qui la televisione, questa è quella grande, abbiamo scelto una Samsung e appunto l'abbiamo presa con il Black Friday, quindi abbiamo avuto anche uno sconto molto interessante. È enorme, cioè praticamente mi arriva alla pancia, cioè altissima e larghissima. Faccio vedere in confronto a Gioia, visto che è appena uscita, si è messa davanti alla stufa per scaldarsi e guardate, Gioia, ok che sei piccola, ma così sembri ancora più piccola. Quanto è grande la televisione nuova? Quanto è grande? Quanto? Tra l'altro devo pulire il pavimento perché il corriere quando è entrato giustamente con i piedi bagnati me l'ha sporcato. E questa è un 43 pollici, sempre della Samsung.
Non vedo l'ora di vederla posizionata, anche se sulla cassettiera così sicuramente non mi farà impazzire, però al momento ci adattiamo. Tra l'altro, credo ieri di non avervi poi fatto vedere nel dettaglio come sono andata a riempire questa mensolina sopra alla stufa. Allora, andando velocemente, qui ho messo questo orso polare che ho preso tantissimi anni fa. Questo è il telecomandino che serve per accendere e spegnere le luci che abbiamo messo sul finestrone. Poi ho messo questa ghirlanda con le pigne e qualche pallina, diciamo, di neve. Poi ci sono dei rametti. Questa l'avevo presa alla Maison du Monde, anche questa un po' di anni fa. E gli ho attorcigliato tutto intorno delle lucine che avevo preso forse da Primark. Ho nascosto l'interruttore qui dietro, ve le faccio vedere anche da accese, vediamo, anche se essendo adesso giorno non rendono come alla sera. Comunque questo è l'effetto. Poi ho messo questo orsetto che arriva dal negozio di dettagli che potete trovare su Instagram, questa scritta che ho preparato ieri sera con che mi piace perché ha la cornice in legno, quindi riprende il top della mensolina. E poi qui nell'angolino ho messo questo vassoietto bianco con la renna, l'albero di Natale, una candelina che ho appena acceso e questi rametti innevati. Questo è stato un regalo di una mia collega di qualche anno fa, mi piace davvero tanto, guardate quanto è carina la renna. E devo dire che nel complesso il risultato mi piace molto. Adesso ne approfitto per fare l'intro, visto che sono truccata, vestita, tra l'altro ho il maglione, un altro maglione natalizio, anche questo l'ho preso su Asos come quello che avevo indosso ieri. Non so se il video dello spacchettamento l'avrete già visto, cerco di caricarvelo prima di questi vlog, quindi magari già domani. E mi piace, alla fine devo dire che forse lo sto rivalutando, non mi convincevano i polsini, però tutte queste scritte boh, mi piacciono molto, mi piace poi anche i colori insomma che ci sono. E quindi, visto che sono truccata, vestita, tutto in mood natalizio, faccio l'introduzione per il video che deve uscire oggi dedicato all'albero di Natale, perché ancora non ho caricato il video, ormai sono passate una settimana da quando abbiamo fatto l'albero, ma su YouTube ancora non ho caricato il video, che è pronto da un po', ma aspettavo di fare l'intro, quindi ne approfitto e la faccio subito. Recupero il cavalletto e andiamo a fare l'introduzione. Quante cose che devo fare oggi. Tra l'altro poi ho chiamato anche il veterinario, perché c'è Gioia che ha una piccola, sembra una sorta di brufoletto, tipo qui sulla guancia. Sono comunque gialla, ma fa niente. Dicevo, ha un brufoletto, cioè non è un brufoletto, sembra un brufoletto, sulla guancia vicino alla bocca, cioè non proprio attaccato alla bocca, comunque sulla guancia. Inizialmente era soltanto un po' arrossata, invece poi in queste ultime settimane si è un po' gonfiato, quindi ho chiamato il veterinario, mi ha detto che per sicurezza andrà a fare un ago aspirato per vedere di cosa si tratta. Non penso che sia niente di che. Però niente, devo tirare fuori la macchina stasera, perché mi ha dato l'appuntamento per stasera alle 6, quindi come non detto dovrò guidare con la neve, cosa che odio, però non volevo rimandare ancora questa cosa perché è un po' di giorni che dico chiamo il veterinario e poi non l'ho fatto. Quindi oggi assolutamente, quando mi ha detto posso prenderti l'appuntamento già stasera, ho confermato. Speriamo bene, però insomma mi ha tranquillizzata parecchio. Detto questo, faccio l'intro e ci vediamo dopo. Rieccomi, sono sparita per un po' perché alla fine sono le 4, stavo editando il video che andrà online sul canale fra poco, però poi una volta caricato mi sono resa conto che in una clip dove stavo parlando c'era la musica a tutto volume e quindi ho modificato quella parte, ho risalvato il video e lo sto ricaricando, quindi sicuramente non riuscirò a mandarlo online per le 4, però avrò al massimo un quarto d'ora di ritardo, quindi anche oggi riuscirò a caricare il secondo video
dedicato insomma al periodo natalizio, anche se non sono ancora vlogmas, ma farò un po' un misto. Detto questo, stavo guardando fuori, fortunatamente non nevica più, però ha nevicato parecchio durante tutto il pomeriggio, infatti abbiamo il giardino pieno di neve, prima sono uscite le cagnoline, ho postato anche una foto su Instagram, Gioia si diverte un mondo, davvero un mondo. Mentre Mocha invece non le piace per niente, era immobile così con la zampetta tutta rigida, tutta bloccata. Si vede che non ama molto la neve. Comunque fra poco dobbiamo anche andare dal veterinario, prenderò anche Mocha e la porterò intanto da mia mamma e da mio papà, intanto che io vado a portare Gioia. Speriamo bene, anche se la vedo molto tranquilla e rilassata, quindi penso proprio che non sia niente di che, però è meglio farla controllare. Comunque fra poco andrò a accendere anche le luci fuori, adesso ancora presto, però verso le 5, un attimo prima di partire, accendo anche tutte le luci. E oggi mi sa che non riuscirò a decorare come volevo quella parete dove abbiamo la televisione, anche perché dovendo mettere la televisione forse mi conviene aspettare. Adesso valuto un attimo, io non sono proprio capace a metterla, deve venire mio papà a darci una mano magari la settimana prossima o questo weekend, adesso vediamo un attimo. Se invece la cosa va un attimo per le lunghe e non riesce a venire subito, io comunque addobbo, perché il periodo di Natale mi piace avere la casa insomma addobbata. Siamo a dicembre, quindi ci sta adesso, e in caso addobberò, poi toglierò e poi risistemerò tutto. La situazione attuale è questa, vedete, non sta più nevicando, però abbiamo il parco completamente bianco e anche il nostro giardino, adesso non so quanto si riesca a vedere, poco, però abbiamo il giardino completamente innevato. Vediamo se riesco a farvi vedere Gioia nella neve, lei ci va senza nessun problema, mentre Mocha resta qui in giardino, proprio non ci vuole andare. Ehi, guardate che meraviglia. Sono andata a preparare il cuscino che avevo preso, cioè che ho preso da Maison du Monde l'altra settimana, ve l'ho fatto vedere nel video, se non l'avete visto ve lo lascio nelle schede. Questo sicuramente lo voglio mettere qui al posto di questo qui. Poi ho messo anche il pacchettino regalo, guardate quanto ci sta bene, lo trovo davvero bellissimo. Ero indecisa se metterlo qui oppure tipo qua vicino all'albero di Natale, però poi resta nascosto. Abbiamo deciso di metterlo qua, così salendo le scale si vede subito. Adesso vado a togliere questo cuscino, faccio un po' di prove perché non so se mettere soltanto quello con i pinguini oppure se mettere anche uno di questi. Questi li avevo presi anni fa, forse su Zaful, se non ricordo male, però non sono sicura, oppure su Shein, uno di questi siti, e l'altro invece è questo con la renna. L'anno scorso su questo divanetto avevo messo questo. Sicuramente tutti no, perché sono troppi, o i pinguini e questo sabbia, oppure i pinguini e la renna. Devo fare un po' di prove. Alla fine mi piace molto di più così, quindi lasciando il divanetto con i cuscini che sono venduti proprio con il divano stesso, poi ho posizionato questo davanti. Pacchettino regalo, adesso voglio sistemare qui perché era una cosa provvisoria. Tra l'altro ho messo sopra questo termosifone che non accendiamo perché la stufa scalda abbastanza. Questo sacchetto bellissimo, guardate quanto è grande. Tutti pensano che sia un calendario dell'avvento, ma in realtà è semplicemente un sacchetto per contenere un grande regalo. L'ho messo qui come sfondo perché devo dire che mi piace quando faccio i video, però poi effettivamente non è che stia bene il pacchettino qua sopra, quindi andiamo magari a toglierlo e potrei mettere in questo angolino qualcosa come ad esempio l'orso che ha il fiocco rosso, quindi riprende i pompon, la renna, forse questa mi piace vicino all'albero, proviamo.
Alla fine ho deciso di lasciare così, anche perché comunque c'è l'albero che riempie molto, sotto ci sono dei regali sul rosso o comunque delle confezioni con la carta rossa, quindi mi piaceva il richiamo rosso anche in fondo qui, trovo che ci stia bene. Poi nei prossimi giorni andrò a mettere anche la ghirlanda sopra la ringhiera, non penso domani, nei prossimi giorni però lo voglio fare. Adesso si è fatta ora, devo andare, anche perché nevicando voglio andare proprio con più calma, o meglio, forse adesso appunto non nevica più, però ci sono le strade tutte sporche, quindi preferisco partire un attimino in anticipo, accendo le luci fuori, tra l'altro con la casa innevata forse sono ancora più belle. Probabilmente arriverà prima ste di me stasera, perché tra una cosa e l'altra ho paura di metterci un po' di tempo, quindi di arrivare per cena anch'io, anche perché ho l'appuntamento alle 6, quindi tra una cosa e l'altra verranno almeno le 7. Guardate che meraviglia! Hanno acceso le luci nel parco e c'è un'atmosfera bellissima. Adesso vado ad accendere anch'io le mie. Vi faccio vedere, vediamo se riesco. Voilà! Nel frattempo c'è Gioia che sta abbaiando come una matta. E poi il fiocco di neve. Alla fine sono stata più veloce io di ste, perché sono arrivata a casa prima. Tra l'altro il veterinario è stato velocissimo, perché alla fine gli hanno semplicemente fatto l'ago aspirato. Domani mi chiamerà, mi fa sapere insomma i risultati, lo analizzano e poi vediamo un attimo se c'è qualche cellula, se c'è qualcosa di particolare, però non dovrebbe essere niente di che. Tra l'altro mi fa sempre complimenti ogni volta che la porto, perché lei è bravissima, si fa toccare senza nessun problema, non abbaia, non ringhia, è proprio brava, brava, brava. E non è da tutti, perché certi chihuahua, se la persona è un'estranea, fanno i matti, invece lei è proprio super super brava, infatti sono molto contenta di questo. Intanto che aspetto Ste, voglio aprire un pacco insieme a voi. Stamattina, o meglio oggi pomeriggio, è arrivato il corriere, mi ha portato un nuovo pacco, e visto che non ho nessun calendario dell'avvento, anche oggi spacchetto un pacco che mi hanno mandato, questa volta è di Ava e May. Tra l'altro devo dire che il pacco è anche parecchio grande, perché guardate in confronto alla mia mano, vediamo se riesco con una mano, magari meglio farlo da questa parte. Voilà. Vediamo un po' cosa mi hanno mandato questa volta. Vedo delle candele e oddio quante cose ci sono. Questo è un diffusore per ambienti con i bastoncini. Questo è Lisbona. Poi c'è questo che invece è Barcellona. Questo non l'ho mai provato. Poi abbiamo... cos'è questo? Questa è una cosa nuova. Questo è un prodotto decisamente nuovo, perché non è una candela, quindi non è un prodotto che serve per la casa, ma è per la cura della persona, infatti è un burro corpo. Questo nello specifico è al profumo Bahamas, quindi come la candela, buonissimo. La candela Bahamas è una delle mie preferite. Ah ok, questo è lo scrub. Wow, stasera li voglio provare subito. E poi ci sono due candele. Non voglio rompere niente, perché sto facendo tutto con una mano. Ho tolto tutto così almeno riesco a farvi vedere meglio. Questo è il diffusore per ambienti con i bastoncini, che sono questi qui. Poi c'è questa candela che non ho mai provato, Brasile, Rio de Janeiro. Poi la candela maxi, questa è davvero gigante, quella con tre stoppini, sempre Bahamas. E poi questa qui che invece è Parigi.
Questo, di questa profumazione avevo provato il diffusore con i bastoncini. Sono super contenta di tutte queste novità, di tutti questi prodottini. Questi, devo dire, che questi per il corpo mi incuriosiscono molto, davvero molto. E ringrazio come sempre Avamay per questi meravigliosi regali. Questa casellina di oggi, devo dire, che è pazzesca. È arrivato il momento di... spacchettare la TV. Vieni, apri. Gioia, dove siamo andate oggi? Dal veterinario. Ah, un peluche in mano, adesso ve la faccio vedere. Volevo dire in bocca, non in mano. Ma cosa c'è qua? Ragazze, cosa c'è qua? Una televisione nuova. Così Mocca ti addormenti in 3, 2, 1 a letto. Bravo. Vedi qua come ti dicono? Non benissimo quello che hai fatto un attimo fa. È nel verso giusto? Supera. Riesci? Mm-hmm. Perfetto. Dove che ti appoggi sul tavolo? Sempre che non hai le gambe. Come non hai? Ah, beh, dobbiamo metterle. Non lo so. Il vetro? Ok, ok. Voilà. Ed ecco qua. Se non mette più fuoco, ok. Dobbiamo mettere il supporto. Alla fine l'abbiamo dovuta posizionare non proprio al centro della cassettiera, perché altrimenti il cavo non arrivava alla presa. Quindi cosa ho fatto? Ho messo qui nell'angolino alcune cose che c'erano prima sulla cassettiera, tutte le altre le ho dovute proprio eliminare perché non ci stavano. La misura è perfetta per il letto perché si vede bene, non è eccessivamente grande ma neanche troppo piccola, è proprio la misura giusta per la nostra stanza, che è abbastanza grande. Adesso però, avendo tolto lo specchio, perché con lo specchio proprio non ci stava, sono rimasti i chiodini che bisognerà andare a togliere e coprire il buco. Comunque stasera, se non mi addormento, guardiamo una puntata di Lucifer. E la prima televisione l'abbiamo posizionata, l'altra intanto l'abbiamo messa qui perché prima era in mezzo all'ingresso, quindi l'abbiamo spostata insieme sotto la finestra così non dà fastidio a nessuno. Adesso vado a farmi una bella doccia calda, mi lavo anche i capelli, farò anche un trattamento pre-shampoo e dopo guardiamo appunto una puntata su Netflix. Io intanto vi saluto qui, spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia come sempre. Un bacione e al prossimo video. Ciao!